Toscania a Mosca per promuovere la Versilia terra d'eccellenza, non solo turismo, ma musica, danza e scultura. Vediamo il servizio del corrispondente da Mosca, Sergio Paini. I ballerini del Dub Festival, danza in arte a Pietrasanta, si esibiscono a Mosca, accompagnati dal violino di Michael Gutman e dal pianoforte di Boris Berezovsky. La Versilia si mette in mostra all'Ambasciata d'Italia e in fiera, forte delle sue spiagge, ma anche di una straordinaria offerta culturale. I russi hanno trovato nella nostra terra una seconda patria e noi dobbiamo cercare sempre di più di rendere il loro soggiorno, la loro vita e i loro rapporti funzionali alle loro esigenze. Credo che noi lo sappiamo fare e la scultura alle mie spalle è Mitorai, che ha rappresentato un pezzo della storia dell'arte contemporanea, cosa che a loro fa molto piacere. Dobbiamo far scoprire loro questi tesori che molte volte in ambito turistico tradizionale non scoprono. Nell'ultimo anno i turisti russi in Italia sono aumentati del 26% e sempre più atterrano a Pisa, collegata ogni giorno con Mosca. I russi amano molto la Versilia, ma che tipo di turista la sceglie? Ma una volta erano i turisti lusso, estremo lusso. Oggi, oltre a quelli che sono presenti e che hanno molte abitazioni, seconde abitazioni, cominciamo ad avere anche quello che è il ceto medio di alto livello. Cominciano ad esserci famiglie che rimangono a lungo, 6 mesi, 7 mesi, e quindi è un turismo che sta ampliandosi in generale.